La mostra dedicata a Liu Xi, Sogno di un'evoluzione con disegni di Tanino Liberatore, è il frutto di una volontà del museo che da molti anni, attraverso il progetto Obvia e la collaborazione con Comicon, intende veicolare i contenuti della preistoria, dell'archeologia, anche sotto la forma d'arte del fumetto. Ed è qui, nella sezione della preistoria che è stata aperta nello scorso febbraio, che abbiamo voluto ambientare la vita di questo primate che è un po' il nostro antenato e il cui nome è derivato da una famosa canzone dei Beatles che in qualche modo arieggiava nel periodo in cui, molti anni fa, una equipe di scavo rinvenne i resti di questo primate in Africa. Liu Xi è quindi il nostro capostipite, è colei alla quale noi ci rivolgiamo nel segno di una continuità dell'umanità ed è soprattutto colei che ci fa capire, e bene le tavole lo dimostrano, come i sentimenti fossero una prerogativa già di questi primati. E che quindi, come dire, tutto quello che muove la ricerca anche di questo istituto passa sempre dal desiderio di recuperare l'anima dell'antico, prima ancora che l'archeologia.